Buongiorno, stamattina con questo tutorial cercheremo di spiegare come montare queste famose frecce per specchietto T-Roc compatibili, dinamiche, e comprate su AliExpress, si trovano facilmente online a una cifra di 30 euro circa. Noi ne abbiamo prese 3, quindi non guardate la quantità perché noi abbiamo 3 T-Roc, ma no. Ogni singola scatola ha una coppia. Cosa serve? Serve semplicemente il pezzettino che viene dato in dotazione di plastica e una Torx. Iniziamo. Allora, prima fase per il montaggio delle frecce dinamiche comprate su AliExpress. Sono 3 pezzi da togliere: primo vetro, secondo cornice, terza calotta di dietro. Parte più delicata, vetro, bisogna usare qualcosa in plastica per non rompere niente. Non ritirare perché tanto va a incastro. Eccolo qua, viene via. Non fate movimenti così perché ci sono due fili proprio qua che vanno staccati. Troverete qua due fili, il rosso è il lato guida, il blu è il lato esterno macchina. Quindi rimuovete uno e due. Seconda fase, dobbiamo andare a togliere la cornice. La cornice si mantiene con due Torx, un estremo sinistro e un estremo destro. Bene, tolte le due Torx, dobbiamo riprendere il pezzettino di plastica in dotazione e dobbiamo andare a aprire le linguette. Andiamo a rimuovere la cover dalla calotta. Quindi, seconda. Quindi andiamo a allargare questa. Andiamo a allargare questa qua. Vedete? Andiamo semplicemente ad allargare. Questo che è il pezzo numero 3, va con l'ultimo pezzo che è questo qui sotto, si sgancia da qua, si sgancia da davanti qua, qua questo qua, questa levettina qua, basta portarla sulla sinistra. Ora, ultima fase prima dello smontaggio è andare a staccare la freccia dal pezzo in ferro. Come si fa? Serve ancora una Torx. E andiamo a rimuovere questa Torx qua. A togliere questa Torx. Allora, questo pezzetto qui, attenzione, perché così come viene tolto deve essere anche rimesso, quindi si rimette dalla parte destra, entra questa scanalatura qua, ci va questo pezzettino qua e poi si mette la torta. Ultima levetta. Pinza a becco stretto perché non c'è posto per metterci le mani, andiamo a togliere. Si parte con la fase di montaggio. Questa è la freccia arrivata da AliExpress. Connettore, non è più fatto con il connettore diretto, ma c'è un connettore supplementare. Prendiamo l'ultimo pezzo che avevamo
questo, che è questo, guarda il superiore, e andiamo a rimettere in posizione il pezzo. Ok, allora qua fategli fare lo scattettino a questa fascettina, a questa levettina qua. Poi, come vi dicevo prima, questa parte qui si va a rimettere prima la parte della scanalatura, questa qui, e poi la torsa. Quindi, scanalatura, torsa. Si guarda se si è fatto un lavoro fatto bene. Sì, abbiamo centrato. Si mette dentro la torsa. Non tentate di togliere la freccia senza togliere questo, perché la levetta non si apre. Ok, si rimette in posizione. Quindi questo qui conviene metterlo in questo alloggiamento qua, così non dà fastidio. Le linguette da seguire sono una e due. Quindi metti in posizione una, metti in posizione la seconda e si spicce. Allora passiamo a rimettere la cornice. Non la inserite tutta, perché se la inserite tutta poi dopo avete difficoltà a rimettere la calotta. La calotta, questa linguettina qui, che deve necessariamente andare a acchiappare le sue rispettivi agganci. Quindi la inserite in modo tale che combacia. Ecco. Eccolo qua, è entrato. Ok, allora adesso possiamo spingere, quando prestiamo attenzione che specialmente nella parte interna tutto rientri per bene. Una volta rimessi il coperchio, ci assicuriamo che le levette sono chiuse. 1, 2 e 3. Ok, mettiamo le torce. Rimettiamo lo specchio rosso, rosa guida, o magari si possono anche invertire, però meglio rimetterli come erano. Nero, azzurro, la costella. Ok, una volta che li avete messi lo rimettete in posizione, questa è la sua posizione normale. Lo scattettino. Il montaggio è completo. Adesso facciamo la prova. Prova. Freccia. Eccola là. Proviamo movimento specchio. Misura. E muoviamo anche lo specchietto effettivamente. Finito, facile, 10 minuti di lavoro. Ora sicuramente noi non siamo né meccanici né elettricisti, avremo sicuramente commesso qualche errore, qualcuno più bravo di noi potrà anche farlo meglio, però non ce l'abbiamo fatta.